Ciao a tutti. Allora, questa mattina suddividerò il quadro in tre parti. Farò due parti di sfondo verde e scuro, ecco qui, con l'aggiunta ci ho aggiunto anche un po' di marrone per renderlo un po' più scuro, e nel mezzo farò uno sfondo bianco. Vedremo un po' che magia esce. Allora, iniziamo a versare. Stavolta mi aiuterò con una spatola. Versiamole sul colore bianco nel mezzo. Adesso possiamo versare gli altri colori per poi soffiarli con il foro. Allora, iniziamo con un po' di blu. Giallo. Del contrasto tra giallo e blu. Mi piace anche molto il contrasto tra il rosa e il blu. Fa veramente un bellissimo contrasto. Aggiungiamo anche questa parte, mi sembra un poco. Forse ci metterei anche un po' di giallo di nuovo da questa parte, che mi sembra molto luminoso. Penso che può andare bene. Riaggiungiamo, facciamo un po' di spessore, diciamo così, per far fluire meglio il colore quando lo andremo prima a coprire e poi a riaprirlo. Penso che può andare bene. C'è anche un po' di bianco, c'è un poco, ma non fa niente, perché non è più bianco. Come uscirà? Perfetto, ci siamo. Iniziamo. Iniziano a formare delle celle.
Eccolo qua l'effetto cella. Con il bianco in mezzo sembra un quadro squarciato, tagliato. È un bellissimo effetto. I colori che ho scelto sono veramente molto belli e rendono il quadro molto più luminoso, nonostante lo sfondo verde. Ricordatevi allora di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale e attivate la campanella. Ciao a tutti e grazie!